sulla sommità di una collina sovrastante la media valle del Pescara, Pietranico è un piccolo centro che conserva, con i resti dell'originario borgo medievale, eccezionali tesori d'arte raccolti nel seicentesco oratorio della Madonna della Croce. Il toponimo è di incerta origine e, secondo le congetture più accreditate, Pietranico è un composto di forma latina che avrebbe il significato di pietra ineguale, cioè scoscesa dalla natura della collina sulla quale sorge il paese. La documentazione medievale ne fa una dipendenza feudale dell'abbazia di San Clemente a Casauria e nel famoso Chronicon Casauriese si fa riferimento al suo castello e alle prestazioni feudali che la popolazione doveva all'abate. Indubbiamente, l'opera più importante di Pietranico è l'oratorio di Santa Maria della Croce, luogo che nel passato e tutt'oggi è il centro devozionale e di riferimento religioso per tutta la comunità. Con l'annesso convento, l'oratorio presenta artistici affreschi e decorazioni che purtroppo non hanno ancora avuto il dovuto riconoscimento. Sono rappresentate 54 scene e ritratti, tra cui l'intero ciclo della Passione, eseguiti dal pittore aquilano Tommaso di Berardino. La fondazione della chiesa sarebbe stata conseguente ad un miracolo ricevuto da un contadino di Pietranico il 25 marzo del 1613, quando gli apparve la Madonna per rassicurarlo sul raccolto del campicello di grano devastato da un gregge di pecore. A seguito della straordinaria apparizione, la popolazione provvide a far costruire una statua della Madonna della Croce che viene condotta ogni anno processionalmente all'oratorio, distante qualche chilometro dal centro abitato, nelle ricorrenze di maggio e settembre. Particolarmente suggestiva è la processione che si svolge la sera del 2 maggio, quando la statua viene condotta per le vie del paese tra numerosi falò da cui si levano fiamme altissime. I fuochi, secondo la tradizione popolare, rievocherebbero un prodigioso intervento della Madonna della Croce che salvò il paese da una banda di briganti che stavano per assalirlo e metterlo a ferro e fuoco. La Madonna circondò il nucleo abitato da una cortina di fuoco che atterrì gli assalitori, impedendone la conquista del paese. Ma su questa bella tradizione devozionale ascoltiamo alcune interviste. La leggenda, se così possiamo chiamarla, l'ho raccolta dalla viva voce di una popolana di Pietranico novantenne, Rosaria Ricci, la quale mi ha raccontato appunto di questa apparizione avvenuta il 25 del mese di marzo del 1613 a un contadino ignorante, analfabeto, che era un pochino il trastullo dei compaesani, perché aveva poco sale e zucca, come si dice. E in genere queste manifestazioni avvengono, queste rivelazioni avvengono a questi ignari, forse, probabilmente, perché
il Dio predilige appunto queste anime semplici per rivelarsi ai colti, alle persone colte. Dunque questo contadino era andato per vedere un campicello che aveva nella contrada Ciappino, come si chiama, Ciappino, che ha un'antica origine, il nome Ciappino risulta anche nella cronaca casaurense. E arrivato che fu sul terreno, vide che le pecore gliel'avevano brucate tutte. E allora, in preda alla disperazione, cominciò a risalire questo poggio. E arrivato che fu su uno spiazzo, vide comparirgli una signora bianco vestita che cercò di consolarlo con buone parole e poi, dopo di averlo rassicurato e avergli dato buone speranze perché il raccolto l'avrebbe fatto ugualmente, gli raccomandò di recarsi alle autorità e di portarle giù, perché la Madonna voleva che su quel posto dell'apparizione le fosse costruita una chiesa. Ora, da premettere che storicamente questo sito era in contestazione, se lo contendevano il comune di Pietranico, Alanno e Torre de' Passeri. Per convincere le autorità a recarsi giù, la Madonna con un prodigio gli fece fiorire il bastone che gli aveva regalato, un bastone che quando lo presentò al sindaco diventò tutto fiorito, e questo fu il segnale per cui tutto il popolo, tra uno scampanio di campane, perché le campane cominciavano a suonare spontaneamente, si recarono giù e videro che il luogo era deserto. Però il contadino diceva: eccola, eccola, naturalmente in dialetto, eccola la signora, eccola la signora, ma nessuno la vedeva. E all'improvviso la Madonna scomparve in una nuvola, e su quel posto dove la Madonna scomparse hanno eretto nel 1618 l'attuale chiesa. Prima era meta di pellegrinaggi da Pende, da Farindola, da Brittoli, da Rocca Morice, da tutti i dintorni venivano tutti appunto perché manifestazioni miracolose risalgono fin dal 1613. Ci sono, adesso che andate giù, degli ex voto che sono bellissimi, dal 1613. Le feste di Pietranico sono collegate al culto della Madonna della Croce e non di rado, nell'ambito di queste manifestazioni devozionali, il paese offre l'occasione per importanti incontri culturali, come per la ricorrenza del prossimo 2 maggio, a cui parteciperà l'arcivescovo di Ravenna, Monsignor Ersilio Tonini, che terrà una conferenza sulla enciclica Veritatis Splendor, proprio nell'oratorio le cui immagini con i meravigliosi affreschi scorrono sotto i nostri occhi. Il convegno culturale, in occasione della ricorrenza religiosa, nel suggestivo ambiente dell'oratorio e del convento di Pietranico, ancora una volta ripropone il problema della utilizzazione di antichi ed importanti edifici nei piccoli centri, sia per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico abruzzese, che per la loro funzionalità e fruizione.